Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Ci siamo, abbiamo un nuovo governo con la nomina di Giorgia Meloni questa mattina come premier. Secondo quanto apprendiamo, si vedranno da subito interventi di rilievo, tra cui un probabile nuovo bonus bis da 200 euro a 150 euro, bonus bollette, riforma pensioni e aumento delle pensioni di invalidità a gennaio per via della rivalutazione. Vediamo insieme i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il primissimo intervento del governo sarà sul decreto aiuti 4 o un maxi emendamento in sede di conversione del decreto aiuti ter con la neo premier Giorgia Meloni che vorrebbe una moratoria per le bollette non pagate, un innalzamento della soglia ISEE per poter beneficiare dei vari bonus e l'estensione dell'IVA agevolata da gas e dei beni di prima necessità e la probabile proroga dei bonus per combattere l'inflazione alle stelle. 200 euro già arrivati a luglio, 150 euro in arrivo a novembre e un bonus bis da 200-150 euro in arrivo a dicembre. Per quanto riguarda la riforma pensioni ci sono tante opzioni in arrivo, tra cui la proroga di opzione donna, la proroga dell'attuale quota 102 o una quota 41 modificata. Per quanto riguarda l'età e opzione uomo, che però nelle ultime settimane sembra essere stata accantonata per via del taglio che porterebbe tale opzione pari al 30%. A gennaio avremo inoltre l'aumento perequativo per tutti i pensionati, compresi gli invalidi civili, con una rivalutazione pari a circa l'8%. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, abbiamo appreso che il neo ministro del lavoro è la Calderone, che a breve dovrà dare risposte sul sussidio economico. Vedremo se sarà modificato, come lei stessa aveva sostenuto in passato, e quindi non verrà percorsa la strada della cancellazione della misura di sostegno. Voi cosa ne pensate del nuovo governo? Fatecelo sapere qui sotto, nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.